Si potrebbe sentire i nuovi assessori cosa hanno da dire? Poche cose. In primo luogo ringrazio il sindaco per la fiducia accordata. E sono consapevole di entrare a metà percorso e quindi so che dovrò tener conto del lavoro fatto e cercare di portarlo avanti al meglio delle mie possibilità. E sono anche consapevole delle difficoltà e di una certa inesperienza in ambito amministrativo. E quindi so che è una strada che potrà essere a volte in salita, a volte faticosa, ma non ho paura. Non ho paura per tutto quello che il sindaco ha detto prima, perché so che posso contare su una squadra reale, che ci sono persone alle quali mi potrò sempre rivolgere e che ci saranno. In primo luogo la dottoressa Foschi, che io ringrazio per il lavoro che ha fatto e che mi emoziona perché ci lega anche un'amicizia e una stima personale, quindi sono molto serena nel sapere che lei ci sarà e mi accompagnerà in questo passaggio e quindi questo conferma davvero di tutto quello che aveva detto prima il sindaco. Sono molto contenta di poter seguire il referato alla cultura, perché è quello di cui mi sono sempre occupata, sia in ambito accademico e non, e sono contenta di seguire questo referato soprattutto in tempi di contrazione, quindi quando sembra a prima vista che la cultura perda importanza, perda priorità, perché rimango in realtà convinta dell'importanza di un'animazione plurale, e su questo plurale credo sia importante, e capillare del territorio. E credo sia importante per questo cercare anche dei nuovi finanziamenti, guardando anche alla dimensione comunitaria, quindi a quegli strumenti che l'Europa ci offre, forse in modo diverso, forse in modo meno forte, ma che non possiamo lasciarci sfuggire. E in ultimo direi che concordo, insomma, questo sembra davvero, è un percorso, quello avviato dal Comune di Portogruaro, assolutamente innovativo. E proprio come tutte le cose innovative, probabilmente all'inizio ha spiazzato, ha creato appunto una serie di voci, ma credo sia assolutamente valido perché ha dato la possibilità di un reale, di un concreto turnover nelle istituzioni, di un coinvolgimento molto più grande e quindi la possibilità di avvicinarsi e avere anche molta più fiducia nelle istituzioni stesse. E niente, io sono davvero qui, ho raccolto con onore questa proposta e sono qui pronta a lavorare. Io mi ricordo che la Foschi era partita con molto entusiasmo e aveva detto che l'ostacolo a cui, almeno mi sembra aver capito così, non era preparato e imprevisto, era la mancanza di fondi, cioè di soldi, è l'ostacolo più grande. Come lei ha detto che cercherà finanziamenti, pensa che sarà veramente questo l'ostacolo anche per lei più grande? So che ci sono purtroppo molte poche risorse in questo momento, ma non solo per la cultura, purtroppo in tutti gli ambiti, ma è un territorio, in questi anni ho lavorato molto con le associazioni culturali di questo territorio, quindi so che è molto vivo, è vivace, è in movimento nonostante la disponibilità o meno di risorse. Le idee, la cultura si fanno molto spesso in modo molto più alto, molto più bello, anche senza risorse. Però è anche vero che nel 2013 parte la nuova programmazione comunitaria 2013-2020 e ci saranno, credo, importanti occasioni che appunto non possiamo perdere.